un'attività sportiva senza costi totalmente gratis e proporre anche tanti incontri e appuntamenti sportivi di alto livello sono alcuni degli obiettivi dell'associazione Diffusione Sport, che oggi al suo sesto anno di vita vuole presentare l'attività che è prevista per il 2010. Sono con il presidente Pasquale De Simone, anche quest'anno tanti obiettivi, li presenteremo nel corso dell'incontro di oggi. Ce li puoi ripetere per chi appunto mancasse all'evento? Cosa avete in progetto, cosa avete in programma per questi prossimi mesi? Noi partiamo sempre con, come spunto prendiamo l'inizio del campionato della squadra di punta di pallavolo per presentare le nostre attività per il 2009-2010. L'Associazione Diffusione Sport è al sesto anno di attività su Imola. Abbiamo iniziato con un'attività pallavolistica, ma poi abbiamo realizzato degli eventi che spaziano un po' in altre discipline. E appunto la pallavolo è il nucleo fondamentale della nostra attività, che si svolge durante tutta la stagione, dall'inizio di settembre alla fine di maggio. Abbiamo una squadra in prima divisione che quest'anno cercherà di migliorare il risultato dello scorso anno. Il campionato scorso è arrivata sesta, è stato il miglior risultato che abbiamo mai ottenuto come formazione, e quindi quest'anno ci siamo rinforzati per migliorare quel tipo di classifica. Abbiamo anche una squadra di terza divisione che poi partecipa anche al campionato seniores del CSI, e con quella squadra anche puntiamo a migliorare il terzo posto della scorsa stagione. Oltre a queste attività seniores abbiamo anche le attività juniores o giovanili, perché abbiamo avviato 4 anni fa il settore giovanile con costi, a costi zero, quindi per gli utenti, per le bambine che fanno attività di pallavolo femminile, perché noi ci indirizziamo solo al lavoro femminile, il costo è nullo, quindi è gratuita l'attività, e con loro siamo riusciti ad attivare 3 gruppi giovanili: un gruppo delle scuole elementari, un gruppo delle scuole medie e un gruppo delle scuole superiori. Con questi facciamo 3 campionati, più il campionato del CSI giovanile, per un totale di 7 campionati a cui partecipiamo, con un notevole impegno anche economico, che però fortunatamente ci viene sostenuto come tipo di importo da una serie di sponsor che da anni ci seguono, anche perché hanno sposato il nostro progetto, non solo sponsor come aziende, ma anche gli enti, le istituzioni che sono presenti sul territorio. Per trovare delle risorse e dei finanziamenti noi abbiamo avviato una serie di eventi, di iniziative che danno visibilità agli sponsor e ci permettono comunque di avere queste risorse, come la più importante per noi come attività che facciamo ormai da 6 anni e saremo a maggio prossimo alla 7ª edizione, Golf alla Rocca. È un'iniziativa che valorizza il monumento principale della città di Imola, che è la Rocca, e nello stesso tempo cerca di avvicinare dei neofiti a questo tipo di disciplina, la disciplina del golf, e in collaborazione con il Grifone, che è il circolo di Imola, noi abbiamo ormai consolidato questa collaborazione. È un'iniziativa veramente ha un successo non indifferente, abbiamo dei testimonial anche dello spettacolo che vengono ogni anno ad omaggiarci nella loro presenza, e questo ci permette di dare lustro a tutta l'attività di Diffusione Sport. Con l'assessore allo sport Luciano Mazzini oggi parte ufficialmente l'attività di questa associazione Diffusione Sport, però sono veramente tante e c'è anche da applaudire a questo importante impegno che viene offerto sul nostro territorio per quanto riguarda l'attività sportiva. Sicuramente Diffusione Sport è una delle realtà in crescita nel nostro territorio all'interno di un movimento sportivo molto ampio, che dà risposta e offre possibilità di attività motori sportiva a un numero elevato di ragazzi. Quindi, basandosi molto sull'attività giovanile, è sicuramente un'esperienza a cui guardare con attenzione. Eventi sportivi che appunto sono diventati ormai un punto di riferimento per la cittadinanza, lo sport gratis, tutti obiettivi importanti. Sicuramente è una scelta che distingue Diffusione Sport e che sicuramente aumenta il valore dell'iniziativa, è un fatto importante, e quindi anche da questo punto di vista credo che vada sottolineato giustamente, perché è può essere un ulteriore incentivo per chi magari ha delle difficoltà a mandare i propri figli a fare pratica. Raffaele Costaioli, presidente del CSI, anche voi a fianco dell'associazione Diffusione Sport, la quale partecipa poi anche a un vostro campionato, e questo è un rapporto che vi lega? Ma sì, il rapporto va al di là della partecipazione ovviamente al campionato, perché c'è oltre un'amicizia che ormai va avanti da diversi anni, anche una condivisione degli intenti. Diffusione Sport è un'associazione che è nata
qualche anno fa, ecco, con la quale abbiamo subito legato, non fosse altro per la politica del free sport che noi del CSI appoggiamo molto, quindi siamo totalmente partecipi. Loro poi, l'associazione partecipa a qualche campionato, ma va al di là di questo, insomma, la collaborazione. E la risposta com'è da parte della cittadinanza di Imola? La risposta al free sport? Beh, questo penso che sia una risposta positiva per il momento, ma credo che prenderà sempre più piede, anche perché comunque al di là dei risultati vediamo proprio una crescita esponenziale dei ragazzi che vanno a fare sport da diffusione sport, quindi questo sicuramente fa sì che le previsioni siano positive, assolutamente. Quest'ultima opportunità appunto, lo sport gratis, lo sport per tutti? E mi trova in una strana situazione. Io ho sempre ragionato che lo sport è come un binario della ferrovia, lo sport di federazione da una parte, lo sport di popolare dall'altra. Il fine è quello di insegnare sport, di fare sport. L'ente di promozione, lo sport popolare, ha una possibilità grandiosa di interessare giovani, meno giovani, anziani, perché è forte del volontariato. Nelle federazioni questo è meno possibile, perché la federazione deve puntare a quello che è il risultato finale, di arrivare a portare a rappresentare la propria nazione alle Olimpiadi, ai mondiali, agli europei. Questo un ente di promozione io penso che non lo possa fare, perché non è riconosciuto dagli enti internazionali, del CIO.